Napoli una delle più importanti città del mondo e ogni cosa bisogna amplificarla in un certo modo, però devo dire ho visto un pizzico di furbizia maliziosa in questa cosa. Ma insomma noi non ci facciamo piegare, noi napoletani, perché in questo momento non parlo solo da sindaco, perché veramente questa montatura sulle blatte è veramente inqualificabile, inaccettabile, tant'è vero abbiamo dato mandato ai nostri legali per azioni civili per chi sta danneggiando l'immagine della nostra città e ovviamente devolvere il tutto per le iniziative turistiche. Insomma, se uno scrive un titolo e dice che a Napoli c'è la pizza con le blatte è causa vinta e quei soldi andranno ai pizzaioli per le loro iniziative. Poi voglio dire che io ho visto blatte in tutta Europa, in tutta Italia, mi costano città d'Italia dove hanno dovuto chiudere dei negozi per le blatte, a Napoli abbiamo fatto riunioni, non c'è nessuna emergenza sanitaria, ci sono le blatte come gli altri anni, purtroppo d'estate c'è questo tema, l'ASL ci ha garantito che ha messo in atto il piano che fa ogni anno, ho visto anche io personalmente i territori già disinfestati e gli altri che si faranno. Certo facciamo i conti con i tagli del governo e della regione anche sulla sanità, quindi questo ha delle ricadute in termini di disinfestazione generale della città, ma i cittadini possono stare tranquilli che non c'è nessuna emergenza e insomma francamente mi auguro che questa campagna inqualificabile che è stata anche condotta da importanti media nazionali finisca, perché insomma è inaccettabile. Beh insomma il riscatto di Napoli dà fastidio, questo io l'ho detto anche quando mostrarono qualche mese fa delle immagini di repertorio sui rifiuti della città. Questo è un tema, non lo voglio fare lunga, ma che inizia nel 1861, cioè il tema dell'unità d'Italia, dei rapporti tra sud e nord del paese. A qualcuno dà fastidio che stia nascendo dal sud una classe dirigente dalle mani pulite, dalla dignità e anche dalla capacità di amministrare. Questo oggi vale per Napoli, ma potrebbe valere anche per un'altra città del sud. Noi vogliamo unire il paese, Napoli è una grande città con i suoi problemi che non vanno nascosti, vanno anche raccontati, però montare delle campagne, ad esempio sui rifiuti inesistenti oppure sulle blatte, facendo quasi comprendere che a Napoli ci sia un'emergenza blatte, è sotto gli occhi di tutti che è strumentale. E credo che ci sia anche una regia politica, di questo ne sono fermamente convinto. Basta vedere com'è nata questa notizia, se uno approfondisce un pochino si rende conto che c'è anche la politica dietro.